Siamo a Fosso Grande, il fosso che divide il comune di Pescara dal comune di Spoltore, e siamo qui perché vogliamo rivolgere un appello all'amministrazione regionale che si è sempre occupata della manutenzione di questo fosso. In occasione del maltempo del 10 luglio, di quella famosa grandinata, molte case che sono a ridosso di Via del Circuito, zona di Villa Raspa, quindi lato fiume Pescara, hanno subito gli stessissimi allagamenti che ci sono stati negli anni precedenti. Questo significa che il fosso ha ancora bisogno di manutenzione. Voglio ricordare che nel 2015 la Regione Abruzzo ha stanziato 280.000 euro per ricostruire le gabbionature che vedete alle nostre spalle, gabbionature che hanno messo in sicurezza, diciamo, le sponde del fosso e che hanno garantito che in questa parte non ci siano, diciamo, straripamenti dell'acqua in occasione di giornate di maltempo. Ma questo non basta, perché dal 2018, cioè dall'anno in cui sono terminati questi lavori, a oggi gran parte del letto di questo fosso è completamente invaso da rifiuti, da erbacce, da canne, e quindi l'appello che noi facciamo alla Regione Abruzzo è di operare per tempo in vista della stagione invernale per fare in modo che tutte quelle abitazioni e quelle famiglie non debbano rivivere nuovamente l'incubo che hanno vissuto negli anni precedenti e per i quali, diciamo, sono ancora in attesa di alcuni risarcimenti.